Se vi fosse capitato più volte di non capire cosa vi dicono e di dover chiedere... Scusa, puoi ripetere? Non è necessariamente perché voi avete problemi di udito. Forse chi vi stava di fronte in quel momento era un po' confuso, tanto nell'esposizione quanto nell'imprecisione di pronunciare le parole, al punto tale da esservi immersi nei vostri pensieri e aver mostrato inconsciamente i vostri occhietti pallati. Sono convinto che in qualche situazione potrebbe avervi messo un po' in imbarazzo, specialmente se chi vi stava di fronte in quel momento è il vostro capo, oppure una persona a cui tenete molto. Vedete, non è sempre facile mantenere alta l'attenzione nel corso di una conversazione per chi sta comunicando, perché entrano in gioco molteplici fattori che possono condizionarla. Va da sé allora che il rischio che possano nascere fraintendimenti è molto alto, o addirittura che non si riesca a dare il giusto tono, la giusta accentazione ai concetti, a quello che noi vogliamo dire. Ma chi sono io per dire questo? Il mio nome è Polly, Alex Polly. Bond. James Bond. Sono uno che la sa. Perché? Perché sono affascinato da questo aspetto della vita, sin da quando ero ragazzino. Tanto che ho finito per fare un mestiere che, guarda caso, utilizza proprio la voce per dire cose che possono indurvi a desiderare e quindi a consumare un prodotto piuttosto che un altro. Attraverso la pubblicità. Oppure a farvi ridere o piangere doppiando un attore in un film. O a farvi arrabbiare giocando a un videogioco. Bisogna solo prendere coscienza di determinati aspetti della personalità su cui basiamo le nostre sicurezze e che spesso sono un po' precarie e quindi generano ansie che sono mal gestite. Ci vedremo nei fine settimana in workshop organizzati da Emotion e ci vedremo soprattutto perché avremo modo di confrontarci, di scoprire modelli di appartenenza e quando avremo scoperto quei modelli di appartenenza sarà buffo altrettanto notare che noi comunichiamo proprio in quel modo. Sarà un po' come avere uno specchio davanti, uno specchio nel quale potremo notare tutti i nostri punti di forza, ma anche quelli che dovremo correggere. E io sarò lì per aiutarvi. A presto.